È un derby che viviamo nel giusto modo, noi dobbiamo cercare di uscire indenni dallo stadio del capoluogo di regione. Loro stanno vivendo un momento che a me dispiace da presidente perché avere una società che non esiste e una società che poi ha portato avanti tutta una serie di cose, riunioni, assemblee sempre deserte, sempre. Fa male ai giocatori, fa male al mister, immagino, e quindi sono molto solidale con la squadra, con i giocatori, con lo staff tecnico e con nessun altro del Calcio Aquilano. E quindi mi dispiace che stiano vivendo un momento che col calcio purtroppo torna spesso, queste problematiche di iniziare campionati senza basi, senza strutture economiche, senza la possibilità vera di amare i colori, no? Io sono un presidente che quando vince fa la doccia con la squadra, quindi insomma, credo che sia emblematico, no? L'amore che si ha, l'attaccamento verso la maglia. All'Aquila questa cosa sinceramente io non la vedevo prima, quando le cose andavano benino, non la vedo per niente in questa stagione. Mi dispiace per i giocatori, per il mister che comunque è sempre stato uno che ha tenuto a rendere la squadra qualcosa di isolato rispetto a tutto il caos, oppure rispetto al silenzio, che è meglio dire, della situazione societaria. Domenica però noi giocheremo una partita alquanto vera. Non è bello per il capoluogo di regione che si sia arrivato a tanto, no? Ci sto pensando meno di tutte le altre volte, quindi l'importanza che sto dando al derby è un'importanza relativa perché credo che per me siano 90 minuti come tanti altri. Ovviamente dobbiamo difendere la terza posizione e per difenderla dobbiamo attaccare. Ecco, però se vince all'Aquila, per essere un po' più venali, non mi dica che la prenderà così com'è, 3 punti uguali agli altri. No, 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 quello no, ovvio, perché vincere il derby è il derby dei derby, per noi rappresenta qualcosa di fondamentale, no? Peserebbero tanto e quando poi si tornerebbe dopo 4 giorni a giocare il 29 marzo con il Campobasso in casa, ci sarebbe tutta un'altra musica e un'altra atmosfera.